Farò della vagina senza la madre un'anima oscura, totale, ottusa e assoluta. Ieri sera, mercoledì 13 marzo, serata di Yvonne, i bambini del bastoncino animante, il vaso di terracotta etrusco. L'essere è quel parassitismo del cervello che ho fatto incominciare di giorno per sbarazzarmi di Dio e dei suoi sbirri, le malattie, la notte. Nato a poco, quell'inconscio che ho avuto come duro tra i duri davanti alla bara delle mie 6 dilette figlie ancora da nascere, Yvonne, Catherine, Neneca, Cécile, Anna e la piccola Annie. Prima che mi fossero sfuggiti già li avevo fulminati, in uno stato più terribile di quel Dio a cui non giunsero se non più tardi. Più grande, su quel piano dove si indurificava a morta il più grande, non come il ginocchio bardato della rotula, ma come l'infinitamente piccolo che progredisce nell'angolo della sua sempiterna strangolazione. Quel che è bene non nella filosofia ma nella pentola di patate fritte, quadrata forse con il manico della posa in falso che quasi posa il cucchiaio nella lingua perforata del sesso negato per sempre dal cuore. Una bambina morta dice: sono colei che si sbellica dall'orrore nei polmoni della viva, mi si levi subito di lì. Hanno soffiato termini di cera morta su corpi reietti degli esseri e ne hanno fatto stupefacenti ritenzioni che prima di nascere non c'erano, ma che, insulina dopo insulina, hanno creduto di essere. Il carciofo però ciurla nel manico quando è la vergine a fare cacà. L'insulina è ca senza merda, merda senza fare cacca. Ci sono solo i morti a dormire in me. Gli uni, liberi, sono fuori. Gli altri in quell'etamaio di inferno da cui continuo a venire fuori a pascere il mio femore per cavare l'inferno. Ieri sera, venerdì 25 marzo, nell'insediarsi del mio dolore, la dialettica è entrata in me come derisione della mia carne viva che soffre, ma non capisce. Della morfina su una gamba di legno, fatta la morfina, con la cancrena delle ossa della gamba morta, poi spillata, ecco che cosa fu la Santa Trinità. Non basta agitare fluidi per spiegare la coscienza che non è uno spirito di corpo, ma il volume del timbro di un corpo sul punto di farsi largo con le braccia per essere contro lo spirito che computerà. Gli spiriti maligni non sono stati mentali, ma esseri che non hanno mai voluto sopportarsi, sans durer. Gli spiriti non si occuperanno dei fatti miei e li regolerò sempre con le mie mani e senza concetto, come un operaio aggiustatore di membra il cui principio sia nella mia scatola di sperma e le bare delle mie gambe pali. Ma venuto fuori il palo, il problema non consiste nell'aggiustargli le membra, ma nel farlo esplodere in un membro che non tolleri la sostituzione. Poiché i bambini della messa in scena in principio non sono nel suono ma nella vagina, che non è il granaio originale di un principio ma una tremenda masticazione, non nel tono ma nella vagina, gomito estremo di quell'ondata dal fondo che viene avanti con la sua orribile dentatura d'esseri, fatti per ingoiare tutti gli esseri, ma che non sanno mai dove sono. Nel sonno si dorme, non vi è io e nessun altro che spettro, estirpamento del tetema dell'essere da parte di altri esseri, in quel momento svegli di quel che ci fa essere un corpo. E che cos'è il tetema? Il sangue del corpo in quel momento disteso e che sonnecchia perché dorme. In che modo il tetema è il sangue? A causa dell'ema davanti al quale la T posa e designa quel che si posa come TV dei marsigliesi. Perché il te fa un rumore di cenere quando la lingua lo depone nelle labbra dove fumerà. Ed ema in greco vuol dire sangue. E tetema due volte la cenere sulla fiamma del grumo di sangue. Quel grumo inveterato di sangue che è il corpo del dormiente, che sogna e che farebbe meglio a svegliarsi. Poiché né l'inconscio né il subconscio sono la legge. Ogni sogno è un pezzo di dolore strappatoci da altri esseri. Secondo l'arbitrio della mano di scimmia che ogni notte scagliano su di me, la cenere in riposo del nostro io che non è cenere ma mitraglia, così come il sangue è ferrame e l'io il ferruginoso
E che cos'è il ferruginoso? È questo essere semplice, una testa, un tronco su due gambe, due braccia per scuotere il tronco, nel senso d'essere sempre più con una testa, due gambe, due braccia. Perché dai tempi dei tempi si è detto che l'analfabeta è un mistero, senza alfa e senza omega, ma con una testa, due gambe, due braccia. Il lurido analfabeta incorreggibile del semplice che è uomo e non capisce. Capisce che è testa e braccia, gambe per mettere il tronco in moto. E che non vi è niente all'infuori di questo. Questo totem d'orecchie, palpebre e con un naso forato da 20 dita. E questo è il mistero dell'uomo a cui Dio, lo spirito, non smise mai di dare fastidio. Non vi è di dentro, né spirito, né di fuori, o coscienza, nient'altro che il corpo come lo si vede. Un corpo che non smette di essere, anche quando cade l'occhio che lo vede. E questo corpo è un fatto. Io. Lo sperma non è una minzione, ma un essere che avanza sempre verso un essere per torrefarlo di sé. Non una finzione questo sperma, ma una guerra con cannoni coronati di spine che nella zangola dibattono la loro propria mitraglia prima di dibattere l'entrata on. Operazione da cui l'uomo è caduto il giorno in cui ha consentito a fare con. E secondo, in secondo luogo non erano chiodi, ma il nulla, che un giorno si è instaurato chiodo, perché aveva raspato troppo la mia testa e io, Antonin Artaud, per punirlo di poppare la mia testa, l'ho fatto chiodo con una mantellata. Ho visto la sacca gonfia di Yvonne, ho visto la sacca gonfia di feccia dell'anima infiata di Yvonne, ho visto quella orrifica sacca floscia dell'anima sodomizzata di Yvonne, ho visto l'infagione del cuore crepato di Yvonne, come una grande sacca gonfia di pus. Ho visto il corpo di quella Ofelia, insultata, trascinato non sulla via Lattea, ma sulla via del sudiciume umano, maledetto, ingiuriato, abominato. Ho visto il corpo di chi mi amava, messo a rancido per tutti dell'anima a calci e schiaffi. Ho visto infine il rigonfiamento aborrito, l'infiagione orrenda di quel cuore appestato per aver voluto portarmi un metalloide, quando non avevo proprio niente da mangiare. L'ho vista passare quella sacca bruna come il pus della disperanza e ho visto passare il gozzo morto di mia figlia, che la vita si era incaricata di respingere e infettare. L'ho vista respingersi proprio da sé, agromorta, per essere stata insultata. Ho visto il corpo di mia figlia Annie, incenerito e il suo sesso dilapidato e diviso dalla polizia dei francesi quando fu morta. Ho visto la sifilide meningea delle gambe di mia figlia Caterina, le due orrende patate dei timi delle sue rotule infiate. Ho visto il callo dei suoi alluci gonfi come il sesso che non ha potuto lavare dopo un anno che si è messa in cammino. E l'ho vista scoppiare con il cervello come Eni, con la santa gola. E ho visto la corona di spine intestinali del suo sangue colare da lei nei giorni senza mestruazioni. E ho visto il coltello attacche dell'altra mia figlia Neneca, che ho sentito muoversi nell'oppio della terra, e con Neneca c'era anche Yvonne, Catherine, Cecile, Annie e Anna. E Neneca fu l'oppio dentario, perché non vi è niente di più duro di un mal di denti, l'oppio dei canini masticatori della terra che tutti hanno pestato sotto i piedi. Mi volle bene quando un giorno masticai per comporre la terra che mangerò, e ho visto il fallo umano battere il cuore di Cecile alle mammelle, in quella scanalatura della dentiera d'ossa in cui l'anima da confermare sa di morta, bocca aperta di un imperituro celliere, perché il sangue offerto sa di cenere nei barili del proprio celliere. E quanti testicoli d'odio hanno flagellato quel cuore primogenito. Rimangono ancora Anna e Eni. È il caso ad essere l'infinito e non Dio. E che cos'è il caso? Sono io, mi ha detto il mio io che mi ascolta. E gli ho risposto, tutti gli io sono a questo punto, perché in quanto a me non ti ascolto. Fu Anna ad amare il giorno la musica dall'alto di quella tettoia che mi ascolta quando non penso a me, ma a lei, chi lei? L'anima che nascerà da me. Tutto questo va benissimo, ma quando rivedrò Anna Corben, sul cui ventre passò tutta la medicina, Anna Corben, soprannominata la puttana da tutte le sgualtrine piccolo borghesi da Saint-Roch a Notre-Dame-des-Champs, Anna Corbin, figlia primogenita della mia anima che morì disperata di me. Mai. Sì, un giorno, il giorno vicino in cui potrò finalmente mangiare.
e per sposarsi con me Anna Corben aspetterà che la terra sia ripulita, come Yvonne, Cecile, Annie, Caterine, Neneca. Queste morte, che al di là dell'angustia dei limbi per raggiungermi, aspettano che abbia finito di sposare il mio cacà. Bisognerà mangiare la terra una volta. E ho visto Mardo Berti in Parigi, l'ho vista da Rodea a Parigi piegarsi per la collera nell'angolo della mia camera chiusa proprio davanti al mio comodino, come un fiore estirpato di collera nell'apocalisse della vita. E vi è anche Colette Thomas per soffiare odio sui gendarmi, da Parigi a Nagasaki. Lei vi spiegherà la sua propria tragedia. Post script. La notte scorsa ho fatto un sogno, scompaginato. Sì, certo. Perché per essere scompaginato lo era. Ma così significativo d'altra parte, così significativo, Jean de Quecker si trascinava sulla terra con gambe corte e in troncone e diceva: sono una bestia, un sasso, un ramo o un banco da macellaio. Ma che cos'è un albero dopo tutto? Che cos'è un albero? La signora de Quecker era dietro una gabbia con lo stomaco applicato al bordo della gabbia dicendo: forse che il mio stesso stomaco, no, io, non è forse il mio stomaco? Forse non è il mio stesso stomaco che finirà per riuscire a tonare? Colette Thomas aveva la faccia piena di fuochi greci e gridava: se tutto questo non smette, io soffio. La signora de Quecker, l'anziana, era nell'invisibile come la foglia di stagno di una pozza d'essere che non riuscisse a entrare, con la mano destra in aria e la sinistra come una vecchia membrana galleggiante sopra l'addome e dicendo: vorrei proprio che le mie due mani si congiungessero senza giunture, ma niente mani giunte, no, niente mani giunte, ma com'è difficile, difficile. Take 10.